biennio italiano 1974-75 è ancora caratterizzato dal fenomeno del terrorismo sia rosso che nero, che ormai stringe in una morsa tutto il paese. A Milano, al... È il 28 maggio 1974, quando una bomba esplode in Piazza della Loggia a Brescia durante un comizio dei sindacati. Due mesi più tardi, la notte tra il 3 e il 4 agosto, un ordigno distrugge il treno Italicus Roma-Monaco all'ingresso in galleria, poco prima della stazione di Bologna. Il bilancio finale sarà di 12 morti e 48 feriti. Il terrorismo vuole ora seminare il panico tra la popolazione. Cos'è che fate per liberarsi da questi delinquenti? Cos'è che fate? Fate tanto male, signor Presidente, mi sembra di no. Anche sul fronte economico le difficoltà si fanno sentire. La crisi energetica è sempre più forte. Le domeniche in bicicletta sono ormai una regola e a causa dell'inflazione la moneta spicciola diventa sempre più introvabile. Per questo i commercianti si inventano i mini assegni, biglietti di banca che vanno da un valore di 50 a 300 lire. Quello in corso è tuttavia anche il biennio delle grandi conquiste sociali e politiche. Il 12 maggio 1974 si celebra il referendum sul divorzio. Oltre il 60% degli italiani si esprime favorevolmente, contraddicendo le gerarchie ecclesiastiche e le organizzazioni di partito. Il 15 giugno si vota invece per le elezioni politiche e per la prima volta alle urne sono chiamati anche i diciottenni. Pochi mesi prima, infatti, il Parlamento aveva abbassato da 21 a 18 anni il limite di età per diventare maggiorenni. In quello stesso anno la Fiat chiude la produzione delle 500. È la fine di un'epoca, di una macchina che ha portato la motorizzazione di massa nel nostro paese. Il 6 gennaio 1975, inoltre, con la vittoria di Wes e Dorighezzi, si chiude anche un'altra trasmissione storica per gli italiani, Canzonissima. Negli Stati Uniti, con il film Amarcord, Federico Fellini conquista l'Oscar, mentre la mattina del 2 novembre all'idroscalo di Ostia viene ritrovato il corpo senza vita di Pierpaolo Pasolini, intellettuale difficile e scomodo per un'intera generazione. Lo scrittore e regista Pierpaolo Pasolini è stato assassinato la scorsa notte alla periferia di Roma. Il giovane di 17 anni, Giuseppe Pelosi, arrestato nella stessa nottata perché trovato alla guida dell'auto di Pasolini, ha confessato di aver ucciso lo scrittore. In questo punto, esattamente in questo punto, dove ci sono delle macchie di sangue nascoste da un po' di terra, è stato scoperto il corpo di Pierpaolo Pasolini questa mattina, alla periferia di Ostia. La signora Maria Lollobrigida è stata la prima a scoprire il corpo. Il corpo, sì. A che ora? Alle 6:30, mentre scendevo dalla macchina, ho detto, ma tu guarda, raggiungiatelo sempre di più di mezzo la strada. Sono arrivata a quella punto lì del barattolo, ho detto, dico, non è un...